Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Per quanto riguarda la formazione, Luca, come vedi il loro centrocampo? Addirittura 6. La curiosità maggiore ce l'ho sul comportamento dei 6 uomini a centrocampo. Sarà interessante capire il ruolo di ognuno di loro. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio. La mia ipotesi è che i mediani con caratteristiche offensive saranno piuttosto mobili tra le linee, mentre gli altri dovranno essere più disciplinati nel coprire gli spazi. Tutti concentrati e la partita ha inizio. De Roon fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riesce ad intercettare. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova la soluzione in fascia. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. De Roon. Calcio di punizione per l'Atalanta. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Ci sono tanti saltatori, vediamo chi va sul punto di battuta. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Muriel. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo. L'Atalanta cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Muriel! E c'è il gol dell'Atalanta! Prima rete per l'Atalanta! Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Ha segnato al 16° minuto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Prova a giocarla in profondità. Bella apertura. Ecco il traversone. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Freuler
Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cerca lo spunto. Numero. Cerca il tiro. Gol, non sbaglia. Un 1-2 veramente da KO. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Terzi. Luis Muriel recupera un pallone importante. Pallone lungo in verticale. Lungo passaggio in avanti. Cambia gioco. L'Atalanta è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Cinque giri di orologio per andare a riposo. Cerca cross. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Cross in arrivo, va di testa! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Alla possibilità. Occhio al tiro! Primo tempo che finisce qui. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? L'Atalanta ha tramortito gli avversari con un 1-2 letale. Ha approfittato del disorientamento della difesa dopo il primo gol per... Inizia adesso il secondo tempo. Opta per il lancio lungo. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. De Roon. Prosegue nella sua corsa. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. C'è spazio per calciare. Intervento folle in area di rigore. Penalty concesso, diciamo che era evitabile.
Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Non sbaglia! Possono tornare a sperare! Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Ha segnato al 55esimo minuto numero 12 da Parma. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova a metterci il piede. La gioca a sinistra. Gioca una palla lunga. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Verde. Scodella in avanti. Recuperano il possesso del pallone. La mette sulla sinistra. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Sostituzione del Granada. Numero 33. Lascia il campo per il numero 59. Prova la giocata di Fino. Scatta verso il pallone. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Verde. Di forza. Allunga il piede verso il pallone. Freuler. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Da lì può segnare. Può concludere. Splendida reazione del portiere! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Freuler sulla fascia in profondità. Gossens. Possibilità di tiro. Muriel con un'opportunità. Cerca lo spunto. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. L'Atalanta aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi sia di fronte. E loro hanno...